Pronto? Pronto, mamma? Sono sveglia. Prima chiama la mamma e dice: pronto, tizia? Sei sveglia? Sì. Io alzo e lavo, dopo questo, vado a lavorare. La sveglio dalla macchina quando sono in macchina. Si sveglia verso le 8 e tre quarti, una cosa di questo genere, poi si prepara da sola, ovviamente. Il pentolo e anche trucco. L'ho insegnato a farsi le acconciature su di sé, a usare la spazzola, ad asciugarsi i capelli con la piega. E a truccarsi, adesso lei si trucca da sola, è bravissima. Come tutti, ha bisogno della sua vita, ha bisogno delle sue cose, ha bisogno della sua preparazione, dei suoi tempi, delle sue manie, delle sue forme maniacali, ma come tutte le persone normali di questo mondo. Se facciamo l'elenco delle forme maniacali che tutti quanti noi abbiamo, cioè non finiamo più, eh. La doccia è un momento importantissimo per lei, è la massima espressione di questa cura di sé, per cui creme, profumi, chi più ne ha più ne metta. Una delle operazioni che fa al mattino, quando si sveglia, appunto, viene di sotto vestita, lavata, pulita, profumata e cerca questo euro che le servirà al ritorno da scuola per prendere il caffè. Letizia ha molta cura di tutto quello che fa. Questo è, cioè, bisogna partire da questo aspetto. Cioè, lei non ha molta cura per questo, per quello o per quell'altro. Lei ha cura per tutto quello che fa. Cioè, dall'alzarsi la mattina, quindi da come si pettina per mezz'ora, no? Da come si lava, a come si, che ne so, come si prepara, come prepara la sua borsa per uscire, l'acqua, questo, quello, quell'altro, il grembiule pulito ogni lunedì, deve essere bello stirato, perfetto, inamidato. Monday morning comes and your life unfolds, bringing hopes and wishing you everything and all. Monday brings you promises, promises will hold. Monday sang a song of joy for me, for me. Posso anche porto qua indietro. Mi piace vedere il mare, barche. Tuesday morning comes, sunny day it seems, promises still linger on under sunny beams. Io penso che la cosa più intelligente che abbiamo fatto con lei è stata quella di averla indirizzata ad un lavoro reale concreto. Aiuto la maestra, sono la sessanta la maestra. Da una parte sa di essere utile e dall'altra sa che qualcuno l'aspetta. C'è Letizia, c'è Letizia. Lei ha molto chiaro qual è il suo posto nel mondo. Letizia lavora nella nostra scuola e il suo compito è quello di essere un'assistente, per cui di affiancare un'assistente più anziana e l'educatrice della sezione primavera nei bisogni della giornata.
Il bello di Letizia è che ha questo sguardo che hanno loro, per cui la maestra narra la storia, cioè lei è lì con gli occhi sgranati che l'ascolta come loro. È questa bella commistione che ogni giorno ci fa dire che meraviglia, che regalo. È semplice di cuore, è semplice nel desiderio. Lei è consapevole delle sue funzioni, mansioni e responsabilità. A piace il mio lavoro perché amo i bambini. Il dovere, sai, dopo un po' ti stanchi. Invece lei lavora lì da quasi 5 anni, se non sbaglio. Gli vengono affidati bambini piccolissimi, quindi credo che da questo punto di vista la cosa già parli per conto suo, insomma, ecco. Questo compito, insomma, le dà un posto, nella vita. Se l'è conquistato, se l'è preso, glielo danno, c'è. E poi è molto professionale, non so se l'avete vista a scuola, non è né troppo indulgente, né troppo materna, né troppo professionale, né troppo istituzionale. Cioè, ha un suo equilibrio, che è un suo equilibrio suo, come tutti quanti noi, no? Abbiamo una nostra personalità e lei c'ha la sua, anche in ambito lavorativo. Leti, ho fame, voglio ancora. A fine giornata è di nuovo protagonista e questo secondo me è il momento che a lei piace proprio di più ed è quello della riconsegna dei bambini ai genitori. Lì lei è carica di tutto quello che ha vissuto nella mattinata con loro, per cui mi affianca e a volte, tra virgolette, mi sostituisce, per cui è lei che aggancia, che dice a volte cos'è successo, la cosa bella che hanno fatto, e consegna di nuovo loro quegli oggetti personali che la mattina aveva messo negli armadietti e insieme salutiamo le famiglie per poi rincontrarci il giorno dopo. Buona giornata, buon pomeriggio e domani. Non li saluta mai senza aver detto una cosa bella che è capitata. Quel che la muove è il rapporto affettivo, non è altro. È il rapporto affettivo col proprio lavoro, perché lei ci tiene moltissimo il proprio lavoro. Il rapporto affettivo con i suoi bambini la amano, cioè quando cammini per strada vedi sti bambini piccolissimi che tu non hai mai visto, ovviamente, che la salutano: maestra, ciao maestra Letizia, cioè rimani colpito da questa cosa. Il rapporto affettivo col cibo. Beh, non chiedere niente, sono mangiare. Il gusto del cibo a casa Morini ha una sacralità che raramente ho visto in altre famiglie, per cui quello è frutto non della genetica errata, quello è frutto della sua essere figlio dei Morini. Il rapporto col cibo è un rapporto importantissimo. Da piccola mi ricordo che una delle cose più belle che potevo fare per lei era preparare le lasagne, che è un cibo piuttosto elaborato e ci vuole del tempo, ma io sapevo che se le avessi fatto queste lasagne lei avrebbe capito il bene che le volevo, tanto è vero che vedeva queste lasagne e mi baciava e mi abbracciava, era il massimo. Cioè, prova a mangiare un po' meno, non sono di dieta, prova a mangiare un po' meno perché non riesco a vedere il salato perché continuo. Al salato non si comanda. Lei ha questo piacere innato per le cose buone e gratificanti. E il cibo in compagnia, mangiato in compagnia, è il massimo. Per lei la vita non è un succedersi di varie situazioni, una diversa dall'altra. Per lei è naturale fare, alzarsi la mattina, andare a lavorare, pranzare in una certa maniera, poi dedicarsi a quello che lei vuole fare durante il pomeriggio, cioè i suoi momenti di relax da sola, senza avere gente intorno. Cioè, facciamo i cose miei, ecco.
Guardo i video, guardo YouTube, scrivo sul quaderno, copio sul quaderno. Nei lunghi pomeriggi d'inverno, in cui lei non aveva più i compiti da fare, mi era venuto in mente, anni fa, di chiamare una persona che venisse a trovarla, no? Così come si viene a trovare un amico. E ha funzionato come formula. E lei pomeriggio faccio... Cioè, Letizia, vuoi uscire? Sì. Ha fatto una camminata con lei insieme. Ha fatto cartelloni con lei, pomeriggio. Una di queste ragazze che è venuta, che ha passato qui almeno 6 mesi, è diventata, si è stretto così tanto il rapporto fra loro due, che nel massimo della gioia di questa amicizia le ha proprio detto: Leti, quando mi sposo tu sarai la mia testimone di nozze. Il dopo scuola è un'attività che io svolgo come volontaria e aiuto i bambini nel pomeriggio a studiare. Non sapendo dove lasciare Letizia, le avevo chiesto se voleva venire con me. Io faccio segretaria dopo scuola. Mi ha detto: vuoi fare segretaria dopo scuola? Io ho detto sì, io ho tentato. Poteva svolgere questa attività piccola, però per lei fondamentale, importante, cioè di venire, fare le sue cose, però di avere la responsabilità delle presenze degli alunni e degli educatori. Quindi aveva un elenco, un appello da fare, delle crocette da mettere. Prendo il libro negli anelli, prendo il foglio con la penna, insegno crocette, aspetto un attimo, vengono i ragazzi dopo scuola. Ogni giorno c'è una scoperta, no? Di più. Letizia è come se fosse un sacchetto di tè. Tu lo vedi, è una cosa piccolina, ma se metti acqua calda, cioè passione, lei crea una roba incredibile. All'apparenza sembra una persona che non si interessi poi molto a quel che gli succede intorno. Noi abbiamo visto le foto, delle foto strane, in questa macchinetta digitale andavamo a vedere le foto e trovavamo delle foto strane, interni di borse, armadi con tutti gli asciugamani in fila, e diciamo: ma chi le ha fatte queste? La prima volta diciamo: ma chi fa queste foto? E poi ci siamo accorti che era lei. Fotografia è... mi piace molto perché sono bellissimi posti, perché io amo, perché è mia passione. Noi la vedevamo sempre con in mano una macchina fotografica che faceva le foto un po' a tutti, e fece una foto anche a me e all'Antonella, a me e mia moglie. Secondo me è la foto più bella che noi abbiamo, perché proprio aveva colto noi due profondamente per quello che siamo. Mi piace molto fare anche foto oggetti, persone, oggetti, viaggi, dentro le borse anche. Quando hai l'occasione di vederla, fra virgolette, in azione, e questo lo si vede molto quando viene con noi a fare, non so, una gita, o quando, non so, c'è una festa o c'è un qualsiasi cosa che le interessa, scopri invece che lei ha ben chiaro dove guardare. Il suo fare fotografia è molto al presente, cioè tu senti l'istante. Lei cerca sempre l'hic et nunc, il qui e ora, che sono proprio le coordinate, gli assi cartesiani del teatro, il qui e ora. Lei fotografa perché è interessata a quello che succede e alle cose che vede. La fotografia è uno strumento, sicuramente uno strumento,
che ha imparato a usare, che, e che comunque alla fine la rappresenta. Prima ho insegnato a mie sorelle con la macchina piccola, e quello, e avevo 10 anni, e dopo ho insegnato mio babbo con la macchina grossa Canon. Ha un modo tutto suo di scoprire, cioè di scoprire le cose, di impararle. Guarda, osserva intorno la cosa per l'attimo che è, e l'attimo basta se stesso. Ci costringe a fermarci in qualche modo e a cogliere un trasalimento della natura, oppure il punto morto del mondo di cui parla Montale nei Limoni, in cose che non ti aspetteresti: una cicca di sigaretta, un barattolo semivuoto di aringhe, che è una delle mie foto preferite, queste boe sospese quasi scomparse. Insomma, tutto diventa potentemente metaforico, ma la cosa che mi piace molto e che ne fa secondo me un artista è che non è mai casuale. Cioè, io sinceramente ero molto curioso, perché non la conoscevo affatto, non sapevo chi fosse, non sapevo nulla. Io ho allestito la sua prima mostra, almeno la sua, cioè da parte mia. Ci sono rimasto, sai, un attimino, ho detto, c'è davvero qualcosa di speciale sotto, qualcosa, cioè, mi aveva colpito subito. Lei fotografa finché non arriva allo scatto, come fanno i grandi sostanzialmente, e lo scatto è quello giusto, si ferma quando trova il punctum, cioè quando trova il punto emotivo in cui l'energia della sua foto è pienamente carica. Lei trova degli particolari, degli aspetti, delle situazioni che tu magari davanti al bancone dei formaggi non troveresti, ma lei invece li trova, e io tutte le volte sono stupito di questo. Sono stupito e grato. Chi è capace di avere una consapevolezza di ciò che fa, e lei secondo me ce l'ha grande, è un artista. L'artista è colui che riesce ad aprire, a mostrarci qualche cosa che noi passando di cui non ci saremmo accorti, e che ci rivela qualche cosa d'altro, proprio nella sua quotidianità. La realtà è bella perché c'è. Penso che sia quello, in fondo è questo quello che lei dice con le foto. C'è un mix di semplicità e di mistero al tempo stesso. La sua specialità è come se fosse l'alveo in cui esplode questa bellezza. Ma intanto la bellezza e poi la sua specialità. Io con Letizia ho imparato a godermi i momenti. Credo che in lei ci sia davvero tanto, tanto talento, tanta umanità, c'è davvero tanto in Letizia, ecco. È un modo per partecipare alla realtà. Per dire io esisto, io ci sono, io scelgo, io prendo, io fotografo questo melone, io fotografo questo... Io ci sono. Anche questa cosa delle mostre, della fotografia, per me è interessante perché fa vedere che la realtà non la puoi quantificare dal punto di vista della misura, perché è più grande di quello che tu ti aspetti. Se si fosse fatto un'analisi, diciamo così, scientifica della problematica di allora, la deduzione più ovvia e naturale era che sarebbe stata una causa persa. Penso che il punto fondamentale sia stato invece in quel briciolo di consapevolezza che mi è apparsa subito, che
quel che era successo, cioè questa figlia non fosse un caso di natura. Letizia, posso guardarla in un certo modo solo perché ho visto i miei genitori guardarla in un certo modo. A volte ci trovavamo a dire: ci piacciono anche gli errori che fai. Non è stata una nascita piacevole come magari lo è stato per le altre due sorelle. Però in questa pesantezza, in questa drammaticità della situazione, via via si è visto come la realtà, cioè, non fosse semplicemente catalogabile nel sei down, sei malformata cardiacamente, hai delle aspettative di vita basse, eccetera, eccetera. Ma questa bambina diventava piano piano il centro della nostra famiglia e il centro però anche di tutta la gente che avevamo intorno. Nella mia educazione, avere a che fare per amicizia con un bambino con Down era una disgrazia, una cosa da o compatire, da amare, ma comunque da dover gestire. Non abbiamo mai avuto il problema di gestire la Letizia, perché la Letizia è... cioè, la sua malattia era un accessorio. C'è qualcuno che l'ha voluta per noi. Burn me with your gaze. Lead me through this maze and blow away this gloomy haze. Please stay. La neuropsichiatra ci disse: quando le sorelle porranno il problema, allora rispondete, mai metterlo a tema. Sai, si parlava del fatto che aveva questi problemi al cuore perché è stata operata, e allora andavano a Milano spesso a curarla, eccetera. No? Evidentemente a noi figlie ci dicevano: andiamo perché la Leti ha questi problemi. Martina, che era la più grande, mi disse: ma mamma, Down non significa solo il cuore, no? Mia mamma, appunto, sentendo che io chiedevo per la prima volta qualcosa, mi ha detto: ma no, Down non vuol dire soltanto che uno ha un problema al cuore, vuol dire che, per esempio, ha una sola linea nel palmo della mano, che ha gli occhi un po' allungati a mandorla, che parlano più tardi, che camminano più tardi, che hanno la lingua più grossa, queste cose qua. Lei mi interrompe e mi dice: ma mica la Leti è così. Vabbè, ma la Letizia non è mica così, no? La faccia ancora me la ricordo. Io l'ho guardata e anche lì ho riso, una risata, ma proprio di cuore, perché ho detto: è vero, ma la Leti mica è così. Che per me la Letizia non era questa lista di cose, no? Di difetti o di problemi, era semplicemente mia sorella. Non è una serie di limiti evidenti, perché ci sono gli occhi all'insù, il naso a patata, la lingua grossa, gli alluci divaricati dalle altre dita, insomma, ci sono tutti, ma non è questo elenco. Non è questo elenco, lo vedeva una bambina di 6 anni. Fai una domanda e dice: ma tu sei Down? È vero, cioè sei moro di capelli? Sì, è vero. Sei alto? Sì. Sei basso? Sì, è vero. Cioè, lei ha questa concezione di sé.
pur di tenerla lui un attimino vicino, sono disposto perfino a vedere certi film. La sera televisione, poi a letto, per mandarla a letto ci vuole. Do un bacio, mamma dice, veglia la mamma, dai un bacio. Io provo a tirare il braccio a mia mamma, mamma sveglia, per favore, niente, dorme. Mamma, mamma, niente, mamma, niente. Io ho detto a mia mamma, mamma, io vado a letto, vado a dormire. Thank you.